Sì, buonasera a tutti. È un grande piacere essere alla Festa di Scienza e Filosofia, che per la nostra città è un evento speciale, particolare e meraviglioso. È un piacere personale per me essere qua. Sono Silvia Stancati, sono avvocato in questa città e, come dicevo adesso alla dottoressa Cavallari, che ho di persona conosciuto qualche attimo fa, siccome oggi parliamo di infinitamente piccolo, io mi permetto una battuta: anche il mondo è infinitamente piccolo, perché io presento questa dottoressa che quasi un anno fa sentì alla radio, su Radio Kiss Kiss, che è la radio di mio figlio, io sentì una intervista telefonica e dall'altra parte c'era la dottoressa Cavallari, che veniva intervistata come scienziata del CERN e con un parlare molto semplice per gli ascoltatori della radio, spiegava appunto argomenti grandi, il bosone di Higgs, spiegava che cosa fanno al CERN, che cos'è il CERN. Devo dire che mio figlio di 7 anni, ancora ricorda, oggi proprio raccontavo che avrei conosciuto la dottoressa Cavallari, ancora ricorda quella spiegazione di una cosa così grande e così importante, spiegata con parole semplici e spiegata così nell'immediato, poi tra l'altro alla radio. Quindi questo ci dà la dimensione di chi è la dottoressa Cavallari, che è una scienziata di fama, si è laureata alla Sapienza di Roma in fisica e poi ha lì eseguito un dottorato. Dopodiché, dopo uno stage, mi posso permettere, al CERN, la dottoressa dal 2001 lavora all'Istituto Nazionale di Fisica. È una delle componenti del comitato scientifico tra le scienziate del CERN e studia degli esperimenti, è nel comitato scientifico di sperimentazioni importanti. Oggi ci parla, tra le varie cose, dell'infinitamente piccolo. Io ho preso proprio questa palla al balzo per fare, insomma, l'infinitamente piccolo della conoscenza tra me e la dottoressa. Buon ascolto a tutti e grazie. Grazie dottoressa per questa introduzione. Buongiorno a tutti. Oggi avrò il piacere di parlarvi dell'esperimento in cui lavoro da tanti anni, che è il Large Hadron Collider del CERN. Come vedete da questa prima slide, cercherò di rendere il Large Hadron Collider un argomento comprensibile, ecco. Non siamo a livello di poterlo montare come nelle istruzioni dell'IKEA qui, però ecco, spero che sia ragionevolmente comprensibile. Iniziamo a parlare innanzitutto del CERN. Il CERN è il Centro Europeo per la Ricerca Nucleare, è stato fondato nel 1954 da 12 paesi membri, fra cui l'Italia, e uno degli ideatori del CERN è proprio Edoardo Amaldi, che fu il primo direttore generale del CERN. Nella storia abbiamo avuto 4 direttori generali al CERN italiani: Edoardo Amaldi, Carlo Rubbia, Luciano Maiani e recentemente è stata eletta Fabiola Giannotti, e questo è per noi un motivo di grande orgoglio. Questo dimostra anche l'impegno che i fisici italiani in questo settore hanno e anche il prestigio internazionale. Oggi il CERN conta 23 paesi membri e il budget del CERN è sovvenzionato dai paesi membri in base al prodotto interno lordo, quindi l'Italia contribuisce con il 12% del budget del CERN. Gli scienziati che utilizzano il CERN provengono sia dai paesi membri sia da altri paesi del mondo, e in questo senso il CERN contribuisce anche alla collaborazione scientifica pacifica fra scienziati di varie provenienze. Quindi abbiamo scienziati per esempio israeliani che lavorano con scienziati iraniani, India e Pakistan e così via, quindi questo contribuisce anche a favorire una collaborazione pacifica fra gli scienziati. Al CERN lavorano circa 10.000 scienziati da tutti gli istituti del mondo. Allora, iniziamo quindi a parlare di che cosa si occupa il CERN. Voi sapete che la materia è formata da atomi, tutta la materia, quindi
avete studiato forse al liceo a chimica la tavola periodica degli elementi di Mendeleev, si parte dall'idrogeno che è l'atomo più semplice, l'elio e così via, e man mano si sale. Comunque l'idrogeno, che è l'atomo più semplice, è costituito da un nucleo carico positivamente, con una carica semplice, 1 positiva, e gli elettroni che girano intorno, che hanno la carica negativa. Ora, l'atomo, quando sono stati proprio creato il concetto di atomo da Democrito, dal greco atemno, indivisibile, quindi era considerato una particella indivisibile, quindi diciamo così elementare, ed era il mattoncino elementare di tutta la nostra materia che ci circonda. Tanto elementare non è, tant'è che io posso facilmente strappar via gli elettroni, e quindi se una cosa la posso dividere in due non è elementare, perché rimango con una cosa elementare di qui e una cosa elementare di là, e allora quello originale non era più elementare logicamente. Quanto è grande un atomo? Allora, un atomo è tipicamente della scala di 10 a meno 10 metri, quindi vuol dire 0,00009 volte 0, poi 1, ecco. All'interno dell'atomo c'è il nucleo che vediamo qui in rosso e grigio è ancora più piccolo, stiamo parlando di 10 a meno 12 centimetri, infatti spesso si dice un elettrone che guarda verso il nucleo è come uno spettatore di una partita di calcio seduto sugli spalti che guarda verso il centro dello stadio, al posto del pallone al centro dello stadio mettiamo uno spillo, ecco, quello lì è l'elettrone che guarda verso il nucleo dell'atomo, per dare un po' l'idea di com'è. Quindi la materia essenzialmente è vuota. Praticamente tutto il peso dell'atomo è portato dal nucleo, dal protone, l'elettrone è leggerissimo. L'elettrone, per quanto ne sappiamo, è una particella elementare e le sue dimensioni, quindi per adesso noi non sappiamo dire quanto sono, ma è elementare. Il nucleo invece è costituito a sua volta da protoni e da neutroni. I protoni e i neutroni, che una volta erano considerati elementari, non sono elementari perché dentro sono costituiti da quark. Come vediamo in questo disegnino c'è un protone con 3 quark. I quark sono elementari per quel che ne sappiamo fino adesso. Ok. Allora, qual è il collegamento fra la fisica delle particelle elementari e la cosmologia, quindi l'evoluzione dell'universo? Noi sappiamo che il nostro universo è molto vecchio, 13,8 miliardi di anni, quindi è iniziato con una grande esplosione, poi una grande espansione di tutta questa energia, e all'inizio avevamo una specie di brodo di particelle denso e caldo, in cui le particelle che adesso non ci sono più, che sono tutte decadute, erano presenti, e queste particelle così dense e calde continuavano a schizzare da tutte le parti, incontrarsi, scontrarsi, generare altre particelle e così via. Man mano, col tempo, in pochi secondi, l'universo ha continuato ad espandersi, queste particelle del brodo primordiale via via si sono raffreddate, un po' come, non so se avete presente uno spray, per esempio, in una bomboletta, sta a temperatura, diciamo, ambiente, però quando lo spruzzate sentite una sensazione di freddo, no? Perché espandendosi il gas si raffredda. Qui più o meno il concetto è simile, espandendosi l'universo si raffredda, quindi queste particelle del brodo caldo e denso si iniziano a raffreddare finché a un certo punto non hanno più l'energia per esistere nella forma in cui esistevano inizialmente e iniziano ad appiccicarsi. Allora, la prima cosa che si appiccica sono i quark. I quark iniziano ad appiccicarsi fra di loro e formano i protoni, i neutroni. Okay? Poi, piano piano, anche gli elettroni che gironzolavano in questo brodo rimangono appiccicati ai protoni e iniziano a costituire degli atomi. Okay? Da questo momento in poi, questa è la materia che si è formata. Da questo momento in poi la materia che si è formata, questo pulviscolo di particelle, si comincia ad addensare, si formano via via le varie stelle, eccetera, eccetera. Una cosa che mi piace raccontare è che
diciamo, le prime stelle che si sono formate erano delle stelle molto, molto grandi, che sono quindi poi esplose e hanno generato delle nuove stelle con i materiali, diciamo così, di scarto della prima esplosione. Il nostro sistema solare è dato da una stella di seconda generazione e la materia di cui siamo fatti noi non si è formata al momento all'inizio del Big Bang, ma si è formata nelle stelle di prima generazione. Quindi in qualche modo io, anche tutti noi, siamo polvere di stelle. Questa è una cosa che mi piace molto. Dunque, la natura quindi va seguendo questa freccia da caldo verso freddo. L'universo adesso è freddo, freddissimo, ok? Mentre invece noi con gli acceleratori di particelle cerchiamo di andare nell'altro verso, cioè cerchiamo di ricostituire in laboratorio microscopicamente le condizioni di energia densa e calda, di materia densa e calda, tale da poter ricreare quelle particelle che c'erano nei primi istanti dell'universo e che adesso non ci sono più. Ok, come funziona un acceleratore di particelle? Non so se qualcuno ha in casa ancora un televisore a raggi catodici o siete tutti passati agli schermi piatti. Sì, siete tutti. Allora, peccato, non avete più un acceleratore di particelle in casa. Allora, come vedete da questa piccola animazione in alto lì a destra, l'acceleratore di particelle è fatto da un semplice filamento metallico, viene riscaldato facendo passare una corrente e questo emette elettroni. Gli elettroni vengono poi accelerati tramite un campo elettrico, questa pila che vediamo qui accelera gli elettroni e vengono guidati con i campi magnetici verso lo schermo, quindi possono essere girati a destra, a sinistra, in alto e in basso. Sbattendo sullo schermo lo illuminano e fanno le immagini che ci piace guardare. Quindi naturalmente questo va tenuto sotto vuoto, quindi non smontate un vecchio tubo catodico, non lo aprite per guardare dentro. Ok. Allora, quindi per fare un acceleratore di particelle lineare è semplicissimo. Io prendo una pila, diciamo un campo elettrico, lo attacco a due placche metalliche, lo metto sotto vuoto, faccio passare le particelle dentro, loro sentono il campo elettrico e accelerano. Benissimo. Quindi per fare l'LHC io posso prendere tante pile, le metto una dietro l'altra, ma quante pile mi servono? Mi servono, per raggiungere l'energia dell'LHC, 7 triliardi di pile, quindi diciamo che non è molto conveniente, ecco, stiamo parlando di 500 chilometri di pile, non funziona. Allora qualcuno ha avuto un'idea molto interessante di fare una macchina circolare in cui le particelle girano, a ogni giro passano dalla sezione in cui c'è l'accelerazione, il campo elettrico e via via ad ogni giro prendono una piccola schicchera e vanno sempre più veloci. E naturalmente in questo caso ho bisogno di mettere tanti magneti tutti intorno per permettere alle particelle di continuare a circolare sull'orbita circolare dell'acceleratore, altrimenti andrebbero dritte e la cosa non funziona. Quindi i punti fondamentali per un acceleratore di particelle sono il campo elettrico per accelerare le particelle e i campi magnetici per tenerle sull'orbita circolare dell'acceleratore. Qui faccio vedere una foto del 1961 a Frascati di questo acceleratore di particelle che si chiamava ADA, anello di accumulazione, sviluppato dal team di Bruno Tuschek, che è qui nella foto con il camice lì in alto. Bruno Tuschek amava pensare che ADA, il nome che aveva dato al suo acceleratore, in realtà fosse la zia ADA. Però in realtà era appunto anello di accumulazione. E l'idea che ebbe Tuschek in questo caso, che è un'idea geniale, era di far circolare nello stesso acceleratore, usando lo stesso campo magnetico, particelle di carica opposta nei due versi e di farle scontrare. Cioè, rispetto allo schema che abbiamo visto precedentemente, qui le particelle di carica opposta girano in verso opposto, quindi possono sfruttare lo stesso campo magnetico e possiamo mandarle in collisione e vedere cosa viene fuori.
facciamo un salto avanti nel tempo e vediamo l'LHC al CERN. Si tratta dell'acceleratore di particelle più potente del mondo, un acceleratore che è situato in un tunnel di 27 km a 100 metri di profondità, quindi 100 metri sottoterra, vedete qui lo schema. In questo tunnel negli anni 90 c'era un altro acceleratore che si chiamava il LEP, Large Electron Positron Collider, poi sono stati smontati tutti i magneti e sono stati messi nuovi magneti che hanno permesso di accelerare i protoni nell'LHC, che è quello che viene accelerato oggi. Come vedete ci sono quattro pozzi di accesso e quattro grandi caverne sotterranee. Le caverne sotterranee contengono dei punti di rivelazione delle particelle, perché i protoni dell'LHC vanno in collisione soltanto in questi quattro punti sotterranei, che sono strumentati, quindi con dei rivelatori di particelle che ci permettono di fare le foto alle particelle che vengono prodotte nelle collisioni. Se voi avete occasione di andare nel tunnel dell'LHC, quello che vedete è una cosa di questo genere. Quindi il tunnel assomiglia un po' al tunnel della... ma non si vede proprio bene. Assomiglia un po' a un tunnel della metropolitana, è un tunnel di 27 km, di 3 metri e mezzo di diametro, quindi si può camminare nel tunnel, e quello che vediamo è un magnete dietro l'altro sostanzialmente, che servono per tenere proprio i protoni sull'orbita circolare. I magneti dell'LHC sono ovviamente molto sofisticati, sono 1200 magneti di 12 metri di lunghezza ciascuno, sono magneti superconduttori perché per poter avere un campo magnetico così potente da curvare le particelle dell'LHC servono dei magneti superconduttori, e che vengono tenuti a una temperatura di 1,9 gradi Kelvin, cioè meno 270 gradi. E un terzo dei magneti sono stati prodotti in Italia, questo è anche un motivo di grande vanto. Le industrie tecnologiche italiane non solo producono buona tecnologia che bene si adatta ai nostri esperimenti, ma anche hanno la capacità in qualche modo di mettersi in gioco. Perché spesso a noi capita per i nostri esperimenti di parlare con compagnie italiane, industrie, eccetera, e diciamo noi avremmo bisogno di non so, una piastra del tale materiale fatta con questa precisione qui, del micron, e normalmente ci rispondono, ah, noi normalmente le facciamo con una precisione, non so, di 20 micron, vi va bene lo stesso? E no, veramente noi per il nostro rivelatore avremmo bisogno, no, di una precisione maggiore. Ecco, l'industria italiana è capace di accettare la sfida, di mettersi in gioco e di spingere la tecnologia o le proprie capacità tecnologiche e produttive al di là di quelli che sono i limiti attuali, ecco, con la creatività e la capacità di accettare la sfida. È per questo che rispondono bene, diciamo, alle richieste di questo tipo di rivelatori. Ok. Queste sono le ultime formule che vi faccio vedere, promesso. Queste sono due formule importanti. Allora, ci sono due parametri importanti. Se io un giorno volessi fare un acceleratore più potente, ecco, ci sono due fenomeni. Uno riguarda i campi elettrici. Le particelle nel fare un giro nell'acceleratore perdono energia per radiazione, irraggiano. Perché? Perché le particelle avrebbero tendenza ad andare dritte. Se io le faccio curvare, beh, loro dovranno perdere un po' di radiazione via via così. Quindi alla fine in un giro perdono molta energia, e questa qui sulla destra è la formula dell'energia che perdono, dove R in basso è il raggio dell'acceleratore. Quindi se io voglio perdere poca energia devo fare un acceleratore con un raggio molto grande, oppure l'altro sistema è di mettere dentro delle particelle che abbiano una massa un po' più grande. Se io metto dentro delle particelle leggere come gli elettroni perdono tantissima energia.
L'altro limite degli acceleratori è il campo magnetico, quindi dall'altra parte. Se io voglio raggiungere delle energie molto alte nel mio acceleratore, devo mettere dei magneti molto molto potenti. Quindi il limite nel caso dell'LHC sono i magneti. Il limite invece nell'acceleratore precedente, il LEP che conteneva gli elettroni, sono le cavità acceleratrici, quindi la parte del campo elettrico. Avevamo riempito tutte le zone possibili con cavità acceleratrici, a un certo punto abbiamo detto basta, non riusciamo ad andare più in alto, cambiamo tipo di particelle, quindi abbiamo tolto tutti i magneti, abbiamo messo dei magneti speciali per i protoni e una sola cavità acceleratrice in una sola parte è sufficiente a accelerare i protoni. Ok, una volta accelerate le particelle nell'acceleratore raggiungono un'alta energia, diciamo E, e secondo la formula di Einstein, che l'energia è uguale alla massa in qualche modo, l'energia che raggiungono le particelle quando sbattono nella collisione viene messa a disposizione nella collisione per creare nuove eventuali altre particelle che non conosciamo e che vogliamo studiare. Quindi raggiungere energie sempre più elevate nel nostro acceleratore ci permette di andare a studiare se esistono particelle di massa via via più grande. Qui c'è un piccolo filmato che vi fa vedere nell'LHC, ecco le particelle, i protoni entrano nel booster, poi vanno nel PS, che è un acceleratore degli anni 60, che adesso viene usato come stadio di iniezione, poi vanno nell'SPS, che è l'acceleratore che ha ideato Carlo Rubbia, che poi gli ha dato il premio Nobel, e poi vanno nel tunnel dell'LHC. Ecco, entrano nel tunnel, adesso cominciano ad accelerare, passano la dogana, fra la Francia e la Svizzera, perché il tunnel è parzialmente in Francia e parzialmente in Svizzera, e poi arrivano nelle caverne sperimentali che sono strumentate e vanno in collisione con le altre particelle che vengono dall'altro verso e sbattendo possono creare altre particelle di vario tipo che noi andiamo a studiare per vedere se ci sono particelle nuove che non conosciamo. Ok, quindi sostanzialmente abbiamo sull'LHC quattro di queste macchine fotografiche giganti che ci permettono di rivelare le particelle. Due sono CMS, dove lavoro io da questo lato, e ATLAS, che è l'esperimento di Fabiola Gianotti, che sono due esperimenti, noi diciamo multipurpose, cioè andiamo a cercare qualunque tipo di particella nuova si possa creare, quindi abbiamo dei rivelatori che si adattano un po' a tutti i tipi di particelle che ci aspettiamo che potrebbero esistere, mentre invece gli altri due esperimenti, Alice e LHCb, studiano dei tipi di particelle un po' più specifici. In particolare LHCb, che sta da quella parte, studia la differenza fra la materia e l'antimateria, e Alice, che sta qui in basso, studia le collisioni fra gli ioni pesanti, cioè invece di mettere nell'acceleratore i protoni si possono mettere gli ioni piombo, si mandano in collisione e si viene a creare una materia ancora più densa e calda e si va a vedere che cosa succede, se si comporta come la materia ordinaria oppure no. Io adesso vi parlerò del mio esperimento in particolare. Si tratta di un esperimento di 14.000 tonnellate, la ruota centrale che vedete adesso in queste foto scendere giù nella caverna pesava 2.000 tonnellate, è alto 15 metri e 21 metri di lunghezza. Vedete qui in basso nella foto una persona come è alta in confronto all'esperimento, quindi è come un palazzo di quattro piani, diciamo. Ok. Si tratta di una collaborazione internazionale con 2.000 scienziati e quindi voi vi chiederete ma com'è lavorare in un esperimento del genere, no? Ecco, vi voglio raccontare un po' la mia esperienza. Io ho lavorato in uno dei rivelatori di questo esperimento, che è il calorimetro elettromagnetico,
E qui c'è una foto di me seduta dentro all'esperimento con il mio rivelatore intorno. E si tratta di 75.000 cristalli scintillanti che sono in quella foto lì. Un cristallo è grande più o meno così. Quando una particella passa attraverso il cristallo emette un lampo di luce che viene poi rivelato da dei convertitori che convertono, diciamo, il segnale di luce in un segnale elettronico che poi viene registrato dai computer. Quindi abbiamo 75.000 di questi cristalli. Nel mio istituto a Roma abbiamo collaborato allo sviluppo di questi cristalli per cercare di renderli più trasparenti possibile, per controllare se andavano bene per questo rivelatore. E li abbiamo testati, li abbiamo assemblati, mandati al CERN, installati. E questo è più o meno la storia. Abbiamo dato un grosso contributo a questo rivelatore. Ok, faccio vedere un po' le particelle che conosciamo. Questa sarebbe un po' la tavola periodica degli elementi delle particelle elementari, che noi chiamiamo il modello standard, con un grandissimo sforzo di fantasia. Allora, le particelle che conosciamo sono quindi i quark up e down, che se li metto insieme, due quark up e un quark down, posso fare un protone. Poi, se metto insieme due quark down e un quark up, posso fare un neutrone. A questo punto, se aggiungo ai protoni e ai neutroni anche qualche elettrone, posso fare un atomo. E così ho fatto tutta la materia che conosco. Quindi, con le particelle della prima colonna, io ho sistemato la materia ordinaria, diciamo la chimica, la tavola di Mendeleev la possiamo rifare. I neutrini mi servono, quelli in basso, mi servono per spiegare i decadimenti radioattivi, però delle altre colonne non ne avrei bisogno. E allora che cosa ci facciamo con le altre colonne? Ecco, sono tre repliche identiche delle particelle iniziali, cioè, però più pesanti, e quindi non sono stabili, decadono rapidissimamente. Ok, tre repliche, però queste sono le particelle di materia. Inoltre, oltre a queste particelle, esistono le antiparticelle, cioè per ognuna delle particelle del lato sinistro nel laboratorio si possono riprodurre delle particelle uguali ma con carica opposta, e questa qui sarebbe l'antimateria, quella del film Angeli e Demoni, non so se l'avete visto. Ok, quindi non solo ho tre famiglie di particelle ma anche tutte le antiparticelle corrispondenti. Questa è la materia. A questo punto vediamo quali sono le forze fondamentali, sia nel nostro mondo, diciamo, macroscopico umano, e che poi hanno anche un corrispettivo nel mondo microscopico. Per esempio la forza di gravità che fa cadere, ecco, le forze cinematiche negli urti cinematici, la forza di attrito, ecco, la forza di adesione, le forze chimiche, il magnetismo, fenomeni elettrici, fenomeni nucleari. Tutte queste forze macroscopiche si possono spiegare microscopicamente con solo quattro tipi di forze. La forza gravitazionale, che tiene insieme i pianeti intorno al Sole, noi intorno alla Terra e così via. La forza elettromagnetica, che unisce la forza elettrica e magnetica. La forza forte, che tiene i protoni legati dentro ai nuclei e anche i quark legati dentro ai protoni, e la forza debole che spiega alcuni decadimenti radioattivi. Quindi con queste quattro forze fondamentali possiamo spiegare tutti i fenomeni, sia macroscopici sia microscopici, nelle interazioni fra le particelle. Come funzionano le forze microscopicamente? Ecco, questo è un esempio. Le particelle di massa, cioè il protone o l'elettrone, vengono accelerati, si scambiano una particella messaggera, in qualche modo, mediatrice della forza, e ripartono e vengono così diffuse. Le forze in gioco quindi vengono schematizzate microscopicamente come lo scambio di una particella speciale, mediatore della forza,
che si chiama un bosone. Ok, quindi le particelle di massa sono fermioni, mentre invece le particelle che vengono usate per lo scambio delle forze sono i bosoni. Quindi, per esempio, per schematizzare le forze fra i quark all'interno di un protone, vediamo che qui ci sono i tre quark e si scambiano gluoni, che sono proprio dei bosoni relativi alla forza forte che tiene insieme i quark dentro al protone. Ok, quindi ripartendo dalle nostre quattro forze fondamentali, noi possiamo vedere che la forza elettromagnetica in realtà la possiamo schematizzare come uno scambio di fotoni, la forza forte come uno scambio di gluoni, che è un'altra particella appunto responsabile della forza forte, la forza debole come uno scambio di altre due particelle, i bosoni da W e Z, che sono stati trovati all'acceleratore di Rubbia, l'SPS che abbiamo visto prima. Ok, quindi le particelle che conosciamo sono le particelle di materia, le tre famiglie, più le particelle della quarta colonna, che sono i bosoni, che servono per spiegare le forze. Ok, e poi c'è una particella speciale, che è il bosone di Higgs. Ok. Cos'è il bosone di Higgs? Allora, fino adesso, in questo modello qui, se non ci fosse il bosone di Higgs, tutti i calcoli funzionerebbero benissimo, tranne che le particelle non dovrebbero avere massa, sarebbero tutte a massa nulla. Ok, e il fisico Peter Higgs, scozzese, nel 1964 pubblicò un articolo dicendo: va bene, non possiamo dare massa alle particelle in questo modello, però possiamo dargliela in maniera dinamica. Introduciamo una nuova forza, un nuovo campo di forza, che si chiama il campo di forza di Higgs. Le particelle, viaggiando nello spazio, interagiscono con questo campo di forza di Higgs e si appesantiscono, come se gli rimanessero appiccicati tutti intorno questi bosoni di Higgs. Chi più, chi meno. Quindi le particelle più leggere, come per esempio l'elettrone, gli si appiccicano addosso un po' di Higgs, mentre invece particelle più pesanti, come il quark top, si vengono tutte contornate da questa forza di Higgs e rallentano molto. Dinamicamente si appesantiscono. Ok, la cosa, il chi più, chi meno, c'è un grande punto interrogativo, non sappiamo perché una particella prenda più massa dell'altra, però diciamo, vediamo cosa ci porta il bosone di Higgs. Ecco, qui c'è un filmatino appunto in cui si vede il campo di Higgs che sta da tutte le parti, che produce queste particelle bianche, una particella, in questo caso verde, passa attraverso, tutti i bosoni di Higgs le si appiccicano intorno e quindi rallenta. Il bosone di Higgs, il campo di Higgs, lui stesso, diciamo, interagisce con se stesso ed è in grado di creare delle particelle, cioè rimane in questo modello una nuova particella che si chiama il bosone di Higgs, che è proprio la particella di questo campo. E non solo, questo bosone di Higgs si può creare eventualmente agli acceleratori e decade in coppie di particelle e antiparticelle, preferendo le particelle di massa più alta. Okay. Quindi a questo punto, dal modello di Higgs, parte la caccia al bosone di Higgs, perché se qualcuno ci dice che c'è qualcosa che si può misurare sperimentalmente negli acceleratori, noi partiamo e la misuriamo, vediamo se la troviamo, visto che il modello sembrava funzionare bene. Ecco, quello che si vede negli acceleratori quando uno cerca il bosone di Higgs è una cosa di questo genere, una foto di tante particelle che si vengono a creare e in particolare due dei miei cristalli che si accendono, che danno un segnale, uno da una parte e uno dall'altra del rivelatore, un segnale molto forte di luce, questi due lampi rossi che vedete di sopra e di sotto. Ok, lampi rossi di questo genere nei miei cristalli si possono venire a creare per moltissimi altri motivi e anche in moltissime altre circostanze. Quindi quello che succede è una cosa di questo genere. Come vedete qui a sinistra, diciamo, la parte azzurrina in basso
Lì in alto è, diciamo, sono tutte le coppie di cristalli che hanno dato un segnale qualunque, e la parte azzurrina sarebbe la parte che ci aspettiamo, e nel 2012 abbiamo visto che oltre alla parte che ci aspettavamo c'era un piccolissimo picco che vedete lì sopra, che era inaspettato. Ecco, questo picco piccolissimo è quello, è una nuova particella, perché crea un segnale inaspettato su uno spettro di segnali aspettato. Allo stesso modo, rivelando altri tipi di particelle, ci si aspettava di osservare lo spettro blu e è comparso un picco che è appunto il bosone di Higgs. Ok, per essere allora, questa è una caccia veramente al lago nel pagliaio, perché l'LHC produce 40 milioni di collisioni al secondo e produce circa un Higgs l'ora. Quindi si tratta proprio di cercare una particella su tante tante foto registrate. Ok, adesso questo fresco dalle conferenze invernali è come osserviamo il bosone di Higgs grazie ai dati che abbiamo raccolto fino al fine del 2018. Quindi vedete che il picco rosso del bosone di Higgs è molto ben evidenziato rispetto ai pochi dati che avevamo raccolto nel 2012. Siamo sicuri che questa nuova particella sia veramente il bosone di Higgs oppure no? Allora, se è il bosone di Higgs, deve legarsi alle altre particelle in una maniera proporzionale alla loro massa, perché deve spiegare questo meccanismo di appesantimento dinamico, diciamo. Quindi siamo andati a vedere la nuova particella che viene prodotta nell'acceleratore come decade, se decade più in prevalenza nelle particelle di massa più grande. E quello che vediamo è rappresentato in questo grafico, in cui in verticale c'è la forza di legame, diciamo, dell'Higgs con le varie particelle, e in orizzontale c'è la loro massa. Vedete che la particella più in alto lassù è il quark top, in cui non decade direttamente, però abbiamo indicazioni della sua forza di legame che possiamo misurare, e i bosoni W e Z, e i quark, il quark B e il leptone tau, che è una specie di elettrone un po' più pesante. Ecco, sia il quark top che il quark beauty B, che il leptone tau, sono tutte particelle della terza famiglia, quindi quella più pesante delle tre. E dovremmo, per confermare ancora meglio, studiare tutti gli altri, le altre proprietà del bosone di Higgs, e andare a cercare se decade anche nelle particelle della seconda famiglia. Però ovviamente, essendo particelle più leggere, la forza di legame sarà minore, quindi la probabilità di decadimento del bosone di Higgs in particelle della seconda e ancora peggio della prima è sempre più piccola. Quindi, per poterle osservare, per esempio questa particella qui in basso, la probabilità di decadimento del bosone in particelle della seconda famiglia è ancora più improbabile, serve raccogliere una quantità molto più grande di dati. Ok, va bene. Poi, prima avete sentito parlare della materia oscura. Andrò veloce qui perché avete sentito la conferenza precedente. La materia oscura serve a spiegare, diciamo, la rotazione delle galassie, eccetera, e si può eventualmente anche produrre negli acceleratori. Quindi anche all'LHC noi andiamo a cercare se fra le particelle che si producono c'è della materia oscura. Per ora non l'abbiamo osservata, però continuiamo a cercare. Altre particelle che possiamo andare a studiare sono, per esempio, le particelle di antimateria. Allora, siccome per ogni particella esiste un'antiparticella della stessa massa e della carica, con carica opposta, quando la materia e l'antimateria si scontrano, emettono dei lampi di luce, della radiazione, diciamo, si annichilano emettendo radiazione. Quindi, se il Big Bang all'inizio ha prodotto radiazione
e ha prodotto particelle e antiparticelle in un uguale numero, dove è andata a finire tutta l'antimateria dell'universo? Quindi ci sono degli esperimenti che vanno a cercare, per esempio, se molto lontano dalla nostra galassia esistessero delle galassie tutte fatte di antimateria, no? Perché si dovrebbero vedere, per esempio, se da una parte c'è tutta materia, dall'altra c'è tutta antimateria, nella zona in mezzo si dovrebbe vedere qualche cosa di interessante, no? Oppure, per esempio, nell'esplosione delle stelle tutte fatte di antimateria si dovrebbero generare tutte particelle di antimateria, quindi le particelle che ci arrivano a noi dal cosmo dovrebbero contenere una grande percentuale di particelle di antimateria e noi questo non lo osserviamo. Ecco. Quindi quello che dobbiamo cercare è di capire se nelle collisioni nell'LHC la materia e l'antimateria, che in realtà dovrebbero essere uguali, in realtà non lo sono proprio, ma per una piccolissima, cioè una piccolissima differenza fra le due tipi di particelle, che fa sì che negli scontri di particelle la materia si crea con maggiore probabilità dell'antimateria. La differenza sarebbe piccolissima, ma dai e dai, negli urti del brodo primordiale, piano piano l'antimateria è sparita e ha dato luogo solo alla materia. Ok. Un altro dei problemi aperti è l'unificazione delle forze, cioè a noi piacciono le teorie simmetriche, ci piacerebbe pensare che le forze che noi osserviamo, quindi la forza elettromagnetica, la forza forte, la forza debole, fossero tutte e tre degli aspetti diversi di una forza unica, come per esempio l'elettricità e il magnetismo sono due aspetti dell'elettromagnetismo, di cui c'è una teoria unica. Okay? Quindi si va a guardare la maniera in cui evolve la forza, diciamo, in funzione dell'energia delle particelle in gioco e si spera di trovare un'energia tanto alta in cui le forze abbiano la stessa intensità. Ecco, questo grafico fa vedere proprio questo, quindi l'intensità delle forze in funzione dell'energia in gioco e si vede che le tre forze, elettromagnetica, forte e debole, non si incontrano in questa maniera, così semplicemente. Ma se noi ipotizziamo l'esistenza di altre particelle, dinamicamente l'evoluzione dell'intensità di queste forze potrebbe cambiare e le forze si potrebbero incontrare. Quindi questa è una bella teoria che però prevede l'esistenza di molte altre particelle in una zona in cui con gli acceleratori noi possiamo andare a guardare se ne vediamo di nuove. Quindi anche questa è una ragione in più per andare a cercare con gli acceleratori nuove particelle. Okay. Quindi quali sono i piani per l'LHC? Allora, l'LHC funziona normalmente su un periodo di 3-4 anni, quindi ha preso dati nel 2010, 2011, 2012, poi si è fermato per 2 anni per manutenzione, upgrade dell'acceleratore, poi ha preso dati ancora nel 2015, 16, 17 e 18, e adesso è fermo per 2 anni per manutenzione upgrade e riparte nel 2021 di nuovo per altri 3 anni. Nel ripartire dovrebbe ripartire a un'energia leggermente più alta e con una leggera, un leggero aumento di intensità. Nel 2024 avremo di nuovo altri 2 anni di fermo e ripartiremo nel 2026 con un'intensità molto maggiore. Considerate che attualmente quando i fasci di particelle si scontrano abbiamo circa 30-50 protoni da tutti e due i fasci che si scontrano e producono cose interessanti nei nostri rivelatori. Nel 2026, nella fase quindi di alta intensità dell'LHC, avremo fino a 140-200 protoni che si scontrano per ogni incontro di fasci. Questo ci permette di essere sensibili a fenomeni molto più rari, come per esempio il decadimento del bosone di Higgs nelle particelle della seconda famiglia, oppure andare a cercare particelle che si producono molto più raramente nei nostri acceleratori. Quindi sarà una fase ancora interessante. E poi che cosa facciamo dopo? Qual è il futuro? Ecco,
Allora, per andare più su di energia, bisognerebbe, come abbiamo visto dalle prime slide, cambiare i magneti. Quindi ci sono delle proposte della comunità scientifica dell'Europa, del CERN, per realizzare vari tipi di acceleratori. Uno sarebbe la High Energy LHC, quindi sarebbe un acceleratore di protoni in cui cambiamo tutti i magneti dell'LHC con dei magneti più potenti, due volte più potenti, che permetterebbe di raggiungere il doppio dell'energia. E il progetto futuro, ancora più in là, diciamo, nell'orizzonte temporale, sarebbe di realizzare il Future Circular Collider, quindi un anello di 100 km di lunghezza che dovrebbe contenere prima un acceleratore per elettroni, come è stato per il LEP nel tunnel dell'attuale LHC, e poi successivamente un collisore di adroni come l'LHC adesso, che dovrebbe raggiungere un'energia 10 volte più grande dell'energia dell'LHC attualmente. E questo ovviamente è uno sviluppo che è guidato dallo sviluppo dei magneti in questo caso. E l'Italia è parte di questo consorzio, diciamo, di sviluppo per i magneti. Ok, gli acceleratori di particelle hanno anche moltissime applicazioni pratiche, sia nelle terapie, per esempio, dei tumori, sia nelle tecnologie per la sicurezza, nelle fare per esempio le radiografie, e sia nella sterilizzazione dei cibi, e anche i nostri rivelatori di particelle come tipo di tecnologia possono essere utilizzati per sviluppare degli apparecchi di tipo diagnostico, radiodiagnostico, quindi imaging, la PET, eccetera. Inoltre, mettere tanti scienziati insieme a lavorare su vari progetti ha portato a un'applicazione fondamentale che tutti conoscete, che è il World Wide Web, che è stato ideato da Tim Berners-Lee negli anni 90 per permettere agli scienziati di mettere in comune tutte le loro ricerche, diciamo, di condividere le loro ricerche. Quindi, in conclusione, la ricerca fondamentale nel campo delle particelle, ma in generale, porta alla comprensione delle forze della natura, porta allo sviluppo di tecnologie avanzate, guida allo sviluppo a volte di queste tecnologie avanzate, produce ricchezza, perché abbiamo visto che molte delle commesse per i rivelatori sono state poi per l'Italia, per industrie italiane, e la tecnologia prodotta per i nostri esperimenti trova delle applicazioni anche pratiche, soprattutto in medicina ma anche in altri settori, ma soprattutto la ricaduta più importante, secondo me, è la formazione del personale, soprattutto di molti giovani che partecipano a queste ricerche e vengono formati, vengono esposti a problemi scientifici che sono delle sfide per loro, e quindi si imparano moltissimo. Ecco. Allora, volevo ringraziare la dottoressa che ha fatto veramente un'esposizione di concetti, lo dicevo all'inizio, lo confermo ora, di concetti così importanti, così anche difficili, con parole semplici.